ci interessa una vostra idea sul progetto dell'outdoor, il concetto proprio di outdoor living. Come si pensa in questo momento alla progettazione degli spazi esterni, che una volta forse erano una conseguenza, no? Certo. Uno spazio di risulta, adesso sono un po' più contestuali rispetto alla progettazione. Poi andiamo anche a qualche accenno al Festival del Cinema qui a Venezia, Lido, dove l'interno e l'esterno sono molto palesi. Assolutamente. Allora, guarda, è un tema che abbiamo affrontato proprio recentemente con l'apertura dello Sheraton San Siro, perché è diventato un tema, diciamo, trainante per tutto il progetto. Cioè, abbiamo cercato di creare un urban resort, quindi il concetto di vacanze all'interno della città, quindi è ancora più forte questa idea del progetto di esterior che entra nell'interior e che diventa il tema trainante per un marchio di così ampio respiro come Sheraton, ma anche di grande, cioè internazionale, molto importante. E quindi abbiamo creato dalle terrazze dove si può entrare nelle varie zone dell'albergo, quindi poter utilizzare tutto l'anno le terrazze appunto per il cibo, per l'aperitivo, per tutte quelle che sono le attività che si svolgono all'interno dell'albergo, creando anche la zona piscina che ti devo dire che secondo me, insomma, avendo fatto un po' di benchmark nella offerta milanese, non esisteva fino adesso a Milano. Ermano, la tua idea di questo spazio esterno che prende sempre più anima, se vuoi dire, sì, il corpo. Sì, è una tendenza di questo periodo, soprattutto nel mondo dell'ospitalità, lo stiamo vedendo come sta cambiando, come diceva Chiara, appunto l'interno che entra, che va all'esterno e viceversa. E grazie anche alle aziende che hanno sviluppato molta sensibilità e attenzione sui prodotti per esterno, ci ritroviamo a volte paradossalmente anche a usare prodotti per esterni all'interno, ma è talmente diventato un prodotto, una cura del dettaglio, ciò che è legato al design outdoor, che veramente ci sono aziende che riescono a portare prodotti ambivalenti. Anche perché il concetto della flessibilità è sempre più importante, quindi se io uso un tessuto per esempio da esterno, se lo voglio portare dentro non ho un problema, se lo porto fuori e prendo un diluvio universale, il problema l'ho superato. C'è una parola secondo me chiave da non progettista, in provocazione la dico, che è percorso. Mi spiego meglio. Spesso nella progettazione uno progetta una porta, un'apertura, un percorso tra arredi, tra strutture, e poi viene quasi sempre disatteso, perché poi la pratica, un po' come le biciclette nei giardini pubblici, no? Che tagliano un percorso, la pratica disattende appunto questa presentazione. Questi margini per creare dei percorsi poi veri, reali, sono all'ordine del giorno del progetto? Cioè c'è una richiesta e una risposta da parte del progettista o rimangono dei luoghi bui? La mia idea è che in realtà è il progettista che deve spingere affinché quella cosa che forse non si funziona o che non sembra fondamentale, ma che è il fil rouge del tuo progetto, deve passare anche di là. Non so come dirti, è un percorso dove tu devi dire al cliente: guarda che questo è uno step fondamentale per avere il risultato. E purtroppo, lo devo dire in maniera molto business oriented, spesso è la scelta di un prodotto che poi avrà valore sul mercato, cioè aggiungerà valore a quello che stai facendo, che è poi la scelta che riesci a condividere più facilmente col cliente. Sì, il progetto architettonico, che fino a poco tempo fa era legato molto all'interior, oggi ci viene proprio richiesto attenzione, rapporti esterno-interno, i flussi, la location, come distribuire gli oggetti, come organizzare la luce, sono tutti elementi che stanno, dei segnali che ci guidano nella progettazione architettonica degli spazi esterni. Per chiudere, siamo qui a Venezia per il Festival del Cinema, Corradi per il quinto anno è partner tecnico, realizza alcuni spazi esterni. L'architetto spesso viene accomunato al regista, al direttore d'orchestra, a queste figure. No? Allora vi chiedo di chiudere brevemente con una vostra
battuta relativa al mondo del cinema, regista, film, architettura filmica. Più direttore della fotografia, direi io. Ma io sono sempre stata appassionata di cinema e di scenografie, tanto che era la mia prima scelta prima di scegliere di fare questo, quindi trovo che il cinema, da Grand Hotel Budapest, tutti i film abbiano influenzato molto la mia visione dell'interno, dell'architettura, della vita, perché poi il cinema è vita e la vita è cinema, quindi... E allora viviamo! Viviamo, no? Assolutamente! Grazie ragazzi! Grazie. Prego!